Allora, approfittiamo per concludere con l'ultimo video e dopo si preparano i ragazzi in divisa per l'ultima carrellata velocissima di premiazioni. Quindi ultimo decennio, veramente un brevissimo riassunto, decennio ancora in corso si può dire, data l'interruzione Covid, e il riassunto di quello che siamo ora, quindi quello che siamo stati, quello che siamo ora e quello che saremo. Grazie Vitaliano.
sorta, a volte può essere una sorta di pozione magica, curativa. Tonino, grazie alle arti marziali, non solo ha superato la timidezza che aveva da piccolo, ma ha costruito una famiglia unita e un legame indissolubile con sua figlia Anna. Eccoci qua, Tonino, ciao, come stai? La tua passione principale è la palestra, dove insegni taekwondo. Vedo una foto alle tue spalle dove hai un kimono, sei in mezzo ai tuoi allievi. Sì, mi sposto un attimo che forse si vede meglio, eccola lì. Sì, sì. È una mia foto durante un convegno a Roma qualche anno fa. Sì, è la mia passione che è diventata oramai, è diventato uno stile di vita. Molta correttezza, molto rispetto e tanta attenzione verso gli altri. Questa disciplina, oltre a darti una filosofia di vita, uno stile di vita, ti ha fatto acquisire anche consapevolezza. Tu eri un ragazzo timido, so, no? Mi ha dato la possibilità di conoscere la mia persona, le mie possibilità, la classica autostima, che credi in quello che fai. Tonino, di cognome Faguerra, come lo sceneggiatore di Federico Fellini. Forse per questo è ottimista sul futuro delle palestre, che sono un po' il suo profumo della vita. Da Pitagora a Confucio. Grazie per averci dato l'opportunità di crescere, promuovere e realizzare un progetto sportivo che 40 anni fa era un semplice pensiero. Senza ognuno di voi sarebbe rimasto solo un sogno.